Harry, tu distrai il mostro. Intanto io cercherò Hermione. Stai bene, Hermione. Harry, cercherò di incantare la clava del mostro, in modo che lo colpisca in testa. Utilizza il tuo incantesimo respingente per impedire che quei bagni ci colpiscano. Difendo! Harry, sta per iniziare la seconda partita di Quidditch dell'anno. Grifondoro affronterà i temibili avversari di Corvo Nero. Mi rendo conto che questa notizia arriva senza preavviso, ma sei il miglior cercatore che abbiamo avuto da diversi anni a questa parte. Tutti noi ti stiamo aspettando al campo di Quidditch. Vieni qui il prima possibile. Vicepreside McGranit.
Ti stai preparando per la partita di Quidditch? Sarà una gara entusiasmante. Corvo Nero è una bella squadra. Hagrid, cosa sai a proposito del terzo piano? Stai parlando di Fuffi? Fuffi? Sì, l'ho comprato da un tizio, un greco che ho incontrato al pub l'anno scorso. L'ho prestato a Silente per fare la guardia... Far la guardia a cosa? Non chiedermi altro. È una cosa segretissima. Scordatevi del cane. Dimenticate a cosa fa la guardia. È tutta una faccenda fra Silente e Nicholas Flamel. Chi è Nicholas Flamel? Lascia perdere. Me ne vado. Ti conviene andare, Harry. La partita di Quidditch sta per iniziare. Benvenuti alla partita di Quidditch. Qui è il vostro commentatore Lee Jordan. Il campo di Quidditch ha 3 porte per parte. I cacciatori lanciano la pruffa e cercano di farla entrare in uno degli anelli per segnare un gol. Stai attento ai bolidi, sono delle palle incantate in grado di disarcionarti dal tuo manico di scopo. I 2 battitori di ogni squadra cercano di respingerti. Anche oggi Grifondoro schiera Harry Potter nel ruolo di cercatore. Nell'ultima partita contro il Tasso Rosso è riuscito a prendere il boccino e a vincere la partita. Ricordati che quando compare, il boccino lascia dietro di sé dei cerchi della velocità che aiuteranno il cercatore a volare più rapidamente. Ecco arrivare Potter! Un luccichio dorato! È il boccino? Potter ha visto il boccino! Sì! Il pubblico è tutto in piedi! Coraggio, Harry Potter! Si sta avvicinando! Potter è costantemente bersagliato dai bolidi! Non ho mai visto nessuno volare così! Ecco arrivare un bolide! Che spettacolo! Ci è mancato poco! Evita un bolide arrivato a tutta velocità! Potter sfreccia velocissimo! Arriva il cercatore di Corvo Nero! Che spettacolo! Si sta avvicinando! Strabiliante! Potter si porta in vantaggio! Il bolide spiora Potter! Potter non si dà per vinto! Potter è un soffio dal boccino! L'ha preso! Grifondoro conquista il massimo del punteggio! Ho cattive notizie da darti, Harry. Norberto non si sente bene. È molto malato. Dobbiamo preparare un ricostituente per Draghi per farlo guarire. Per il ricostituente servono degli ingredienti molto rari che non si trovano nel castello. Quindi noi due dovremo recarci a Diagon Alley. Ci servono 3 piume di pavone, una piuma di gufo reale e 3 verruche di rospo purpureo gigante. Ma senza soldi non possiamo comprare nulla. Vai alla Gringot e procurati un po' di zellini, di falci e di galeoni. Unci Unci si occuperà di te. Se hai bisogno di me, mi trovi al paiolo magico. Quando avrai finito, raggiungimi lì.